Ciao a tutti ragazzi, sono Len e benvenuti in questo nuovo episodio di Euro Truck Simulator 2. Come vedete sono nel mio Scania. Se vi ricordate tempo fa, come vedete a cabina bassa. Se vi ricordate tempo fa e dal cofano, cioè dal davanti potete capire un qualcosina. Tempo fa avevo detto nel video intanto direi che si può partire, perché ottavo. Tempo fa, intanto sono qui a Sodertalie, sì, alla Scania che mi sono preso questo bel semirimorchio della Scania. Ok, allora, praticamente chi si ricorda nel video dell'update c'era venuta un'immagine, la spotlight. E praticamente c'era tu quelli che mi fai passare, perché io sono Scania. C'era praticamente lo Scania con muso lungo, così come lo chiamo io. E praticamente, cioè lì, ragazzi, dovete sapere che mi ci devo ancora abituare ben bene. C'era uno Scania muso lungo, io avrei detto che me lo sarei comprato a... sì, devo ancora... Non ho ancora schiacciato lo freno, devo ancora calibrarmelo, devo schiacciarlo a fondo. Sì, perché io quando il G27 appena accendo Euro Truck per far andare tutti i pedali a dover, devo schiacciarli in fondo, tutti, e poi mollarli. Su, dai. Vabbè, passo lì. Oh. Ubriaco. Va. Passo io. Basta che vi decidete tra tutti. Qua dopo quello lì passo io. Non so che camion sia perché non sono riuscito a vederlo. Vado io. Ok, qua c'è il casino di zincolo ora. Ecco, finito tutto. Avevo detto che mi sarei, tanto dal sound sentite che non è un vuoto, che mi sarei fatto uno Scania con muso. Ecco che è stato. Sono fatto 50 milioni di viaggi, non avete idea. Mi sono comprato un garage a Oslo, può essere. Quanto cavolo abbiamo? Sono 22 tonnellate. Un garage a Oslo e ci ho messo il Volvo con un autista, perché non volevo venderlo, cavolo, un 700. Non si sa mai che poi voglio guidarlo perché non so, mi serve da fare un viaggio pesante. Lo so, comunque venderlo non avrebbe avuto molto senso. E allora, oltre a comprarmi questo che sono già una bella spesa, ho dovuto comprarmi anche il garage, che sono 180.000 euro. E guardate qui Scania. Allora sta di fatto che mi sono fatto sto camion. Guardate qua ragazzi che bello, è un 440, perché di più non potevo farlo dato che devo ancora arrivare con le categorie, sbloccare tutto con i livelli con le categorie, e si sente davvero che abituato, ero già abituato al 700, al Volvo 700, si sente davvero tanto 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 che è di minor potenza. Abbiamo un bel po' di viaggio, 6 ore di viaggio, vale anche tanti, mi sembrava di più. Ho deciso di fare un po' di Euro Truck Simulator perché non so, volevo mettermi qua così, tenere una mano sul volante e l'altra sul bracciolo della sedia e andare così tranquillo. Magari metto anche le DC, no? Vabbè. Gasolio come stiamo? Ok, ce l'abbiamo ben bene. In teoria ha il serbatoio più piccolo del Volvo, perché essendo un tre assi non è un doppio ponte, è così, però l'ultimo asse si alza, quindi potete ben capire che non può essere doppio ponte se l'ultimo asse si alza. Anche se non ne sono sicuro. Oh, dai. È un 6x2, 6x2, 4, un 6x4, 2, una roba del genere. Comunque l'ultima ruota non tira. Posso anche alzarla col comando qua che mi sono messo sul G27. Peccato che non è come ce l'ha il Mercedes, che praticamente viene
fuori il disegnino della ruota che si alzi, io questo cambio non ce l'ho presente. Anche perché non sono già salito e come sotto camion su questi Scania nuovi, però erano tutti trattori stradali a due assi, sì, motrici, a due assi semplici, e quindi, non sapevo bene come, se c'è la spia, perché mai salito su uno che si alza l'asse, che sia tre assi trattore o motrice, tre assi, quattro assi. Invece su Scania serie 4, diciamo, sul 164 c'era questo adesso proprio sicuro, c'era il tastino verde sulla sinistra, circa, non so che, guardare lì, dove ci sono i termocristalli in questo, lì c'era un pulsantino verde che praticamente noi schiacciavamo, si schiacciava praticamente. Una volta partiva un pistoncino per tirare su, se si teneva schiacciato ne partivano due, almeno così quello che conoscevo io, per tirare su il carrello, l'asse, chiamatelo come volete, io chiamo carrello, e niente, intanto posso dire che nel vecchio almeno non c'era la spia, che c'era l'asse alto. Dovevi saperlo te, c'era il pulsante disegnato, mi sembra che non c'era, ora su quel camion lì sarà un anno buono che non ci sono più salito, quindi può anche essere che mi sia dimenticato qualcosina, tanto sti svincoli non si capisce mai niente, mamma mia, in teoria è su confine, no, vaggio giù, Biglietto no, durante il capitano, treno copyright, che... pazzo, ok, vaggio su allora, oh sì. Dovrei cambiare sta roba, ma non la tengo conto che faccio prima. Ok, ti avrei fatto passare, ma c'ho la macchina. Tanto possiamo notare che si accende tutto in verde, cosa molto molto bella. Devo dire che qua su Euro Truck Simulator 2 sarebbe davvero davvero una cosa molto molto bella, vedere l'IC. Vi immaginate l'IC di farming? Diago, ai suoi livelli non che mette una porta, l'altra e luce basta, livelli di Diago che mettono qualsiasi tipo di IC, 4x4, trazione, lampeggianti, luci lavoro, metto qui che mi tagli la strada, su qualsiasi tasto vi immaginate che gioco bomba che uscirebbe, cioè noi siamo qui, schiaccio quello là, mi si alza il carrello. Adesso dove devo andare? Dritto, perfetto. Sarebbe davvero una gran bella cosa. Tra l'altro non so se adesso è sera, non si vede tanto perché ci faccio più caso adesso che ne parlo. Tanto là vedete il display vuoto, potrei anche cambiare perché non ce l'ho il vuoto. Vabbè, facciamo finta di sì, mettiamo questo allora. Tra l'altro il display a colori, che non è originale, questo qui è. Sarebbe quello originale, ma non lo è. Sarebbe davvero bello anche avere i controlli quelli lì a volante, quello lì dove c'è il telefono per il computerino di bordo, averli sul G27. Immaginate con le freccettine sul G27, cioè sarebbe proprio una bomba. Chi non ce l'ha sul G27 proprio usa i comandi sulla tastiera, non è necessario avere quelli lì. Però poi la vedo già difficile perché sarebbe da fare tanto per qualsiasi camion e tutto. Tanto vediamo che ci abbiamo là. Ma quanto vedo, io sto giocando con lo scaling a 400 con tutto al massimo e non riesco a vedere bene tutto. Perché sto giocando in 1920x1080 e forse anche troppo piccolo a quanto pare. Servirebbe un 2005, oddio mi è venuto un voto di memoria, ma è 2550, per 1440, 1160 forse, comunque quella risoluzione lì per 1440 là intanto non so se avete presente dove ci sono le ventole, io ve le stavo indicando col dito, va bene.
le pentole sotto al si chiama il condizionatore, abbiamo tutte le velocità delle ventole da 0 a 5, abbiamo la ventola da fermi e la ventola automatica, dov'è adesso praticamente, mi sembra che sia su automatica, grosso modo penso sia lì, perché sotto non lo vedo, perché anche se mi ci avvicino, no, se mi ci avvicino lo vedo, c'è una ventolina, c'è una P come una ventolina, da quello che ne so, e praticamente lì si accende la ventola da fermi, poi ovviamente quando sei fermo, invece quello dove è adesso in teoria è per andare con il climatizzatore, quello con i tastini che vediamo là, che praticamente c'è il più e il meno, subito sopra c'è un piccolo display a 7 segmenti che praticamente ci dice la temperatura ideale che vogliamo metterci noi e lui cerca di raggiungerla. Sopra c'è il tasto economico, poi là ci sono tutti i tastini per le regolazioni, vetro, è tutto, poi c'è l'automatico, c'è aprire lo spoiler, cioè aprire, scusate, non so se ce l'ho qua, sì ce l'ho, aprire il tettuccio sopra, spoiler o tipo di trasvi, cioè video di tutti i tasti che ci hanno scagli, no vabbè, lasciamo perdere sta roba, parliamo di qualcos'altro che potrebbe annoiare. Stavo guardando qui. Ah, comunque sono nella 1. Aspetti, non dovrebbe essere, perché ho messo la freccia, ora devo metterla. 1.20 guarda qua adesso questo qua che mi fa frenare, guarda qui che ma vai su in autostrada 70 all'ora mi fa anche scalare quello lì con camion dell'aria, poi c'è di fianco, ok, non ricordo più cosa stavo dicendo assolutamente. Ah sì, sto giocando a 1.20 che non so se è l'ultima versione, perché questo video in teoria deve uscire il 29, se tutto va bene questo, questo video è uscito il 29 e niente, non so se è uscita una nuova versione, perché questo video l'ho registrato il 27 sera, non so che ora sia, ma è sera, saranno valida idea, tanto possiamo notare che 4,40 qua in salita con 22 tonnellate, 220 quintali, fa un pochino fatica, guarda questo come ho fatto frenare, mamma mia, ci tirare una mina dentro, non la guarderei, mamma mia che fastidio, anche il sole, ci vorrebbe la tendina, tac, tanto qua me ne dà fastidio, e c'ho il parasole lì davanti, tra l'altro questo Scania ha una possibilità ampissima, vabbè, molto ampia, cosa si divide la corsia di emergenza, what? Vabbè, ha una possibilità, se sto molto più in qua, se sto normale, o era questo che mi ha fatto frenare, ma non so, io sto qua sopra sulla sinistra, qua tutti sulla destra, scusate, tutti sulla sinistra, camion in seconda corsia, mai visto, in prima corsia non c'è nessuno, è brutto quello che vedo fare su YouTube, un sacco di gente che si mettono in seconda corsia in autostrada, autostrada a tre corsie, seconda corsia col camion, tac in mezzo, 90 all'ora, come, guarda anche questo mi fa frenare, qua ci vorrebbe retarder, tac tac tac, in teoria, là c'è, ma io, appunto, non mi sembra di averci messo, ma per un attimo mi ho detto devo mica girarlo, visto che è una specie di rotondino. Qui c'è la cava, quella bellissima. Dov'è che sono? Troppo bella sta cava. Sì, dov'è che sono? Non ci ho guardato. Tra Jokoping e Göteborg, va bene? Jokoping, va bene, quella roba. Altra cosa che volevo dire è che sì, vedo un sacco di gente che sta tipo in seconda corsia. Proprio
vede che la gente mai ha guidato un cavolo. Mai andati in autostrada, soprattutto, cavolo. Se stai, ti fai dei chilometri in autostrada col camion di seconda corsia, cioè, e che sulla destra non c'è nessuno, oltre a sentirti insultare da tutti, questo qua corre non, ma che ti esplodesse tutto. E ora va, eh. Ora che mi sono messo in seconda corsia per superarlo, smette di andare. Cioè, tra l'altro, là c'è il coso, che non so, in teoria c'è anche come mettere la freccia, almeno lo vedo. Come tanto forse serviva, no, non serviva. No, devo vederlo da fermo. Il retarde praticamente sul volante lo vedo che c'è qui in basso, allora so che posso muovere la visuale lì, c'è quello diciamo un pochino vai bene, quello a comando, ma non è tutto automatico, c'è anche quello con la leva classica tac tac va giù, ma io non ce l'ho installato. Tanto sono le 20:57, abbiamo fatto, cavolo, ci siamo partiti, erano più o meno 6 ore e mezza di viaggio, qui l'altra cosa che si stacca, 6 ore di viaggio, a me piace tantissimo fare i viaggi mentre registro, perché non mi sono accorto assolutamente di aver fatto sto viaggio, perché mi metto qua sulla sedia, anche se non volevo metterle in cia, alla fine non l'ho messo, mi rilasso, parlo. Magari, ma cosa sto combinando? Ho frenato un niente, il camion non mi si è fermato. Allora, sto andando in tilt completamente. Qua sto facendo disastri uno dopo l'altro. Ma della soglia, mamma mia. Totti, mi tocchi io le bagnanti. Dici, mi ero convinto di aver messo la nonna. Sarà meglio che chiudo il video e vado via. Perché non so, mi basta, parlo, poi potrei anche magari essere noioso. Se sono noioso che a parlare troppo non penso, perché comunque nei video bisogna parlare. Cioè io, secondo come la vedo io. Perché, cioè, praticamente in teoria non ne sono molto sicura, ma i video quelli che faccio io, per esempio, si dovrebbero chiamare commentari, perché io ho schiacciato 3 tasti mentre facevo io, ho dato una manata sul D27 e ho schiacciato 3 tasti di, va benissimo. Vediamo cosa ho schiacciato, veramente non faccio. Perché io, tanto che gioco, parlo anche praticamente, questo qui sarebbe. Che cavolo sto combinando qua, mamma mia. Facciamo un disastro qua, precedenza, di là non viene nessuno, di là viene una macchinetta, basta così. Allora vediamo qua. Devo abituarmi ancora al muso, ragazzi, che c'ho il muso lungo davanti, se no faccio dei disastri come ho già fatto. Tipo volevo superarci, sono arrivato dietro, ho girato, ho preso in pieno. Ma capita. Goteborg. Qua ci vorrebbe retard, o se non ha motore. Ah no, aspetta, io non devo girare il semaforo, devo girare qua. Bene, ci siamo fatti tutto il viaggio assieme. Certo un po' di odio. Tanto questo, anche qua si è arrivato 47 tasti. Tanto questo come GTA, il GPS, ti fa fare delle strade tanto strampalate che dici, ma che cavolo? Per fortuna che adesso te le puoi programmare. Perché cavolo, potevi farmi fare sta strada. Andavo tutto dritto e di qua. No, mi fai arrivare qui, gira. Cavolo. Ci metto una vita. Capisco che qui non c'è di incroci, quindi magari faccio anche prima con i semafori. Mi hai fatto passare su tutto l'esterno, mi devo proprio qua, ma che parcheggiato. La freccina, qua c'è la Volvo,
io quasi quasi me la vado ad esplorare. Sì, ci porto via. Sì. Ci devo proprio. Dai, vai via. Ci devo proprio abituare lì alla al muso davanti, perché anche prendo le curve, che praticamente ce l'avrei sotto le ruote, sotto la cabina le ruote, e così invece sono molto più avanti. E tra l'altro così io lo preferirei normale che così, perché ha la cabina bassa, non mi piace tanto. Comunque, quando ho i soldi, già sto qua mi danno 10.000 euro, è già qualcosina se ci fa. Perfetto. Ok, andiamo. E c'è curva che ho preso. Ecco qua, un'altra cosa che mi ci devo abituare, dato che ho il muso lungo, ma posso andare dritto. Tra l'altro qua su Eurotruck Simulator non mi piace il fatto che devo andare qua dentro. Come sono arrivato veloce. Non mi piace il fatto che tipo ci sia sì, poi ti faccio capire il fatto che ci sia praticamente i semafori che diventano prima gialli che verdi, una cosa che proprio non mi piace. Ecco qua. No ragazzi, io o mi faccio tipo nel mio, so già bene che non ho neanche fatto una percentuale di danni, o mi apro un altro profilo e mi faccio questo camion qui, mi faccio 50.000 viaggi finché non mi ci abito, magari anche girare vuoto. Oppure, non so, qui ci devo proprio tanto prendere la mano, perché sennò io faccio veramente dei danni qua. Poi sicuramente quando guiderò il camion normale, quello con la cabina sopra, che oltretutto, come vi ho già detto, per ora mi piace più quell'altro che questo, ma purtroppo non è che si può mettere dopo il muso lungo. O me lo metto adesso, o me lo mettevo quando l'ho comprato, o niente. Perfetto, eccellente, danni, zero danni, benissimo. Niente, io adesso vado a far dormire qui il mio... vado a dormire. Tiriamo sull'asse, almeno consumiamo anche meno. Perfetto, vediamo un pochettino dove ci abbiamo da andare a dormire. All'hotel Trivago. Ok, questo qui che ho messo è il Trivago. E volevo dirvi ancora un'altra cosa. Sì, che lo trovo molto poco reale. Stavolta ho fregato. Ho frenato non perché volevo frenare, ma proprio l'ultima asse del carrello, che in teoria, in realtà in teoria devi fare meno dei 30 all'ora per tirarlo su. Qua puoi tirarlo su anche, eccoci, non ti dice niente adesso. Ok. No, devo tirare qua. Perfetto. Qua. Sì. Sembrava che dovessi entrare anche di là, ma in teoria si entra. Ah, il parcheggio dal camion, scusa. Ah, eccoli qua. Io col trattore stradale normale potevo anche mettermi in un normale parcheggio da macchine. Cioè, è molto più largo, è anche un po' più lungo. Ma con questo proprio già è lungo come la quaresima. Cioè, il muso davanti, tre assi dietro. Cioè, guardate quanto è lungo. Tra l'altro mi devo ricordare, ogni volta mi dimentico di cambiarmi la gomma in mezzo, che è diverso. Ah, tra l'altro mi sono anche personalizzato la targa, ho messo una targa mezza reale, diciamo, FA. Mezza reale, diciamo, perché nella realtà più o meno quando ho comprato io il camion le macchine sarebbero state targate FA. Io ho un tipo, ho la mania di guardare le targhe, quindi tra l'altro molto belli i fari, questi fari qua, che in teoria anche hanno un nome, H, non me lo ricordo. Da bene, tutto, ciao a tutti.